Noi, mantenendo fede agli accordi presi, oggi doniamo il defibrillatore al Parco della Biodiversità di Catanzaro affinché la nostra città possa diventare una città cardioprotetta, e lo abbiamo fatto proprio oggi all'indomani degli eventi tristi e ignobili che sono successi a Catanzaro Lido, perché un nostro defibrillatore donato alla cittadinanza è stato rubato. Noi di questo siamo veramente molto amareggiati e dispiaciuti di come ha risposto la cittadinanza, e questo per noi vuole essere anche un appello e una sfida. Noi non ci fermiamo, nonostante questi gesti indescrivibili, la generosità non si può fermare, quindi a dimostrazione di questo noi oggi qui doniamo il terzo defibrillatore acquistato, e gli altri sono già in programma per ottobre, novembre e dicembre, e verranno posizionati nella città di Catanzaro. Dono un battito è nato proprio con l'idea di non solo di acquistare i defibrillatori, ma di educare le persone e la cittadinanza a questo importante strumento salvavita, e quindi a tenerli ben custoditi questi strumenti. E a tal proposito io volevo comunque dire che lo strumento che è stato rubato è dotato di GPS ed è altresì dotato di un numero progressivo identificativo, per cui chi lo ha preso difficilmente potrà usarlo e facilmente verrà reperito, per cui questo vuole essere anche un appello a tutti coloro che sanno qualcosa di restituire il defibrillatore non all'associazione Generosità, ma di restituirlo alla cittadinanza, di pensare che questo è uno strumento salvavita che potrebbe essere, ahimè, utilizzato da chiunque, è necessario per chiunque, anche per coloro che hanno fatto questo ignobile gesto. L'associazione Generosità nasce dall'idea di ricordare una nostra amica, Jessica Rosi, che ci ha lasciato in età molto giovane, e la sua memoria voleva essere ricordata appunto con un gesto di generosità. Infatti l'associazione Generosità, oltre al progetto Dona un Battito, si occupa nel sociale di aiutare strutture quale il Palazzolo, ma anche case famiglia. Volgiamo uno sguardo nel sociale e nei confronti di tutti coloro che hanno bisogno e che si trovano in stato di disagio, e quindi ci sembrava il modo più nobile per ricordare la nostra amica.